Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Oggi, finalmente, dopo quasi 30 anni dalla cessazione dell'estrazione della lignite, grazie anche alla costante collaborazione con Enel Produzione, sono iniziati proprio lo scorso 20 maggio i lavori di riqualificazione ambientale per un importo complessivo di altri 80 milioni di euro. Per questa terra e per la sua comunità, per i prossimi 5 anni, abbiamo in programma lavori fondamentali di cui questo comune ha bisogno e necessità per uno sviluppo futuro omogeneo e all'altezza dei grandi mutamenti socio-economici che si stanno verificando sia in Italia che in Europa. Punteremo ancora il nostro obiettivo sulla qualità della vita, scuola sicura, ambiente, benessere, sport, servizi e cultura. E proprio in questo senso doneremo alla comunità opere di strategica importanza, piazze, campi sportivi, piste ciclabili, potenziamento dell'offerta culturale e tanto altro ancora. Come fatto in passato, abbiamo anche l'obbligo e il dovere morale di implementare le attività sociali per i più deboli. Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo dimenticare i meno abbienti, i malati, le persone sole, gli anziani, chi è in cerca di un lavoro o chi si trova in emergenza abitativa. C'è ancora tanto da fare, da ideare per il futuro di una comunità che deve restare coesa, forte, solidale, ricca di vita associativa, ma che non deve e non può privarsi dell'obiettivo di ambire ad essere migliore. E noi, con la scintilla della passione, del coraggio, della forza di volontà e del lavoro quotidiano, vogliamo contribuire a percorrere questo cammino, tutti assieme, tutti assieme. Tutti assieme, per me, all'interno di questa assise, ha un significato molto preciso, chiaro, ovvero il gruppo di maggioranza e quello di opposizione dovrebbero, nel rispetto del ruolo che gli elettori gli hanno affidato, ricercare la massima collaborazione e sinergia proprio nell'interesse della nostra comunità. La frase più conosciuta nella storia della politica mondiale è attribuita a Winston Churchill, che dice: il politico diventa uomo quando inizia a pensare alle prossime generazioni invece che alle prossime elezioni. Bene, noi crediamo di aver sempre voluto pensare alle prossime generazioni sin dal nostro insediamento 10 anni fa e così agiremo anche per i prossimi 5 anni. Con il cuore e con caviglia. Buon viaggio a tutti. Ho confermato l'incarico di vice sindaco con deleghe allo sport, all'edilizia e urbanistica, alla cultura, alla memoria e alla bellezza, cardini su cui continuare a costruire il nostro futuro. Dottor Boni, Sacconi. Invece tornerà ad occuparsi di lavori pubblici, personale, ambiente, che è una nuova delega, sanità e sociale. Dottor Sari, ci raggiunga. Paola Bonci, anche lei confermata per la terza volta, con delega a pubblica istruzione, politiche agricole, turismo e attività produttive. Infine invito a raggiungerci la dottoressa Elisa Lazzarini, che è la vera novità in giunta. Elisa è una professionista stimata in tutto il Valdarno, ha ricoperto nei 5 anni precedenti il ruolo di consigliere comunale, gli ho chiesto la disponibilità e mi ha appunto promesso di ritagliare una parte del proprio tempo a servizio della comunità e a lei, inevitabilmente per professionalità e competenze, ho affidato la delega di bilancio e delle politiche tributarie e fiscali. Grazie. Pensato per la prima volta, credo, nella storia del nostro comune, di conferire a loro delle deleghe specifiche attraverso un decreto del sindaco. Questo non è, come dire, un premio o per loro un punto di arrivo, deve essere un punto di partenza, perché oggi ripartiamo tutti per un nuovo viaggio, e deve essere uno stimolo a fare, perché io spero, ma
devo dire più che una speranza, è una certezza, che i prossimi 5 anni saranno ancora contraddistinti dalla realizzazione di tante opere, di tanti lavori e di tanta vicinanza ai nostri cittadini, perché c'è bisogno di vicinanza. Io credo che se la squadra, invece di essere costituita dal sindaco e 4 assessori, è costituita dal sindaco, 4 assessori e consiglieri comunali che hanno capacità straordinarie, e Eleonora Corati avrà la delega allo sport, Cristina Camisci seguirà pari opportunità e gemellaggi. Gemellaggi è un tema che è ritornato di moda ultimamente, perché dopo le esperienze fatte con i gemellati, appunto, della Chapelle Saint-Mémen e di Mellina, c'è tornata questa grande voglia di incontrarsi, probabilmente dovuta anche al periodo storico che stiamo vivendo, e i progetti dello scorso anno abbiamo realizzato, sono molto apprezzati, e la gente ci chiede possibilmente di poterli non solo confermare ma anche incrementare. Riccardo Filosa, che è anche lui persona straordinaria, è, rispettando anche la sua professionalità e la sua esperienza enorme nel lavoro che ha, innovazione tecnologica ed energie rinnovabili, Riccardo. Questo è inevitabile, che energie rinnovabili. Nei ragionamenti che abbiamo fatto in questi giorni abbiamo anche acquisito la disponibilità da parte di Elisa Lazzerini e di Paola Bonci di rassegnare le proprie dimissioni dal ruolo di consigliere comunale. Loro hanno scelto di rassegnare le proprie dimissioni per dare la possibilità a 2 consiglieri comunali non eletti di entrare invece in questa assise. Quindi le dimissioni di Elisa Lazzerini per prime permetteranno a Incoronata Palma, che invito a sedersi nei banchi, di diventare consigliere comunale. Le dimissioni invece di Paola Bonci permetteranno l'ingresso in consiglio comunale di Michele Del Giudice. Ricordando appunto e rigiustificando ampiamente l'assenza di Gabriele Mori, che aveva appunto, si era organizzato diversamente da molto, molto tempo prima, il quale assumerà il ruolo di capogruppo fra i consiglieri di maggioranza. Mentre Incoronata Palma seguirà i rapporti con le associazioni e Michele Del Giudice sarà il punto di riferimento per le politiche giovanili.